si aspettava ad arrivare qui a Varese e vincere la partita. No, io non mi aspetto mai niente. È chiaro che la Varese era stata caricata molto, sta gara come un po' una partita dell'ultima spiaggia. Noi abbiamo, che in realtà così non è, perché comunque Varese è un organico importante che credo possa comunque fare un'ottima fine di campionato. Noi sapevamo che oggi era una partita dove il risultato era fondamentale. Dovevamo dare continuità, l'abbiamo fatto e questo è quello che ci interessa. Con una prova attenta, magari siamo mancati un po' nella gestione della palla, però era importante portare a casa 3 punti che per noi sono fondamentali. Vada cattiva con il tiro in porta si vince la partita. Purtroppo noi si perde anche a volte la partita perché noi abbiamo fatto 4 sconfitte, però io credo che abbiamo chiuso molto bene il Varese, che ha una squadra che ha tantissima qualità, superiore a quella del Lanciano, però se noi abbiamo 54 punti sicuramente questi ragazzi qualcosa l'hanno fatto di buono. Ho visto un bel lanciato anche disposto in campo, un bel campionato avete fatto sinora. No, ripeto, noi non siamo stati bellissimi oggi, però siccome purtroppo in passato c'è stata qualche partita molto bella ma dove abbiamo raccolto niente, ora a questo punto della stagione occorre essere pratici, ripeto, magari una miglior gestione della palla perché oggi siamo mancati in quello, però è importante questo piglio, questa attenzione, questa determinazione. Io so che lei è un allenatore di talento, anche perché viene da una squadra della Juve, eccetera. Vuole incoraggiare un po' i nostri tifosi che alla fin fine non abbiamo una squadra da retrocessione? No, no, assolutamente, ma io credo che se l'ambiente riesce a rimanere tranquillo, qui ci sono dei valori assoluti. Tutti pensavano che all'inizio il Varese fosse una delle squadre accreditate comunque per lottare per i playoff. Ha un giocatore come Pavoletti che è in doppia cifra, tanti altri attaccanti veramente bravi, ha tanta qualità davanti, ma è una squadra che ha anche spessore dietro e quindi io credo che c'è solo da rimanere sereni e continuare a lavorare.